Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con un altro episodio dello Stevenage, signori. Siamo reduci da un appuntamento molto sfortunato in cui siamo stati eliminati alla Carabao Cup. E in due partite di campionato abbiamo preso un solo punticino andando a pareggiare una partita. Quindi questo ci ha portato a perdere una posizione in classifica. Ora siamo quarti dopo 11 partite a 19 punti. Non è la migliore dei progetti che avevo. Andiamo avanti, signori. Noi siamo a ottobre. Prossima partita è il giorno 8 di ottobre. Andiamo a giocare contro il Gillingham a 9 punti. Questa in teoria dovremmo vincere. In teoria, il problema è che non siamo belli precisi sotto porta. Allora, la squadra è carica, Gallardo e Mateiu sono in nazionale, però lui non me li fa sostituire, quindi sostituisci tu automaticamente e noi scendiamo in campo. Sostituisci solo per questa partita e scendiamo in campo, signori. Vediamo un attimino se riusciamo a portare a casa un episodio più fortunato dell'altra volta, perché se perdiamo troppi punti dalle prime tre, perché ricordiamo che le prime tre salgono direttamente nel campionato superiore, le altre si giocano i playoff. Sinceramente non ci avrei voglia, almeno quest'anno, di giocarmi i playoff, vorrei salire direttamente in league, nella categoria superiore, che non ricordo qual è di preciso. Allora, occasione di cross per il Gillingham, vanno loro subito sulla fascia destra, affondano, vediamo se riusciamo a fermarli prima. Bravissimo il nostro Clark Kent. Roberts recupera palla e la spiazza. Ancora loro in contropiede. Cazzo, questi hanno 9 punti e già stanno a far piazzoni loro che noi. Per le vie centrali, nella metà campo dello Stevenage. Attenzione, Grouge va abbattuto da Vancouver. Calcio di punizione per lo Stevenage. Metà campo avversaria. Vediamo come se lo giocherà. Ma fa yoga? Sì. Wilding per Reed. Reed la gira. Attenzione. Norris vede Reed. È bello così, Roberts. 1-0 per lo Stevenage. Bella l'azione. Bellissimo il tiro a incrociare. Bello. La squadra festeggia tutto quanto assieme. Al 41esimo, contropiede per lo Stevenage, che parte dalla propria metà campo, un pallone in uscita, vediamo se riuscirà a gestirlo bene. Parte Smith che vede in profondità Norris che se ne va. Norris entra in aria, Norris la piazza e poi vai dai tifosi, anche lui li chiama e festeggiano. Dai così ragazzi, 2-0, l'episodio parte bene. Se riusciamo a portarci 3 punti a casa, l'episodio parte bene. Gillingham parte in contropiede. Un pallone in uscita. Vediamo come lo gestiranno. Buono qui lo stop. McAuffee però torna indietro dal compagno di squadra. Serie di passaggi e ripassaggi. Attenzione. Niente. Ancora contropiede al 60esimo per il Gillingham, che si muove sul cerchio di centrocampo. Siamo già al secondo tempo. Pallone giostrato. Attenzione, metà campo dello Stevenage, il Gillingham cerca l'apertura al limite dell'aria. Grandissimo l'intervento di Vancouver, che però non riesce a fermarlo del tutto. E pallone, salvataggio di Chapman al 76esimo. Attenzione, contropiede, Stevenage in attacco, cerca di centrocampo. Pallone per Reed che accelera. Quasi al limite. No, ma che cazzo di passaggio era? Eccolo qui il segnale di chiusura del match. Un passaggio inutile di Reed, però va bene. L'arbitro fischia alla fine della partita. Lo Stevenage si porta a casa 3 punti. Montella saluta l'allenatore avversario, non so chi sia, però va bene così. Non mi interessa poco sapere chi è quel tizio. L'importante è portarci a casa 3 punti e iniziare bene l'episodio. Bene, perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Dai così. Prossima partita, prossimo giro, prossimi punti. Contro chi giochiamo, signori? Dobbiamo fare anche un po' di turnover la prossima partita. Che sennò mi sa che si incacchiano un po' di giocatori. Vediamo un attimino chi è che vuole parlare. Clark Kent, la ringrazio perché... prestazione autorevole, bravo il nostro Clark. Bravo il nostro Clark Kent. Bravo così. Mi sei piaciuto. Dai. Avanziamo. Prossima partita di campionato contro il Doncaster. 19 punti, che è subito a ridosso di noi. Possibile cambio di ruolo per Harris. Ok. Harris che da un Asa
a un TS mi diventa da 51 a 52. Una merda, però va bene. Però va bene, devi migliorarmi intanto, sì, in velocità e in passaggi, zio. Per forza. Di qua una settimana per lui per diventare, per imparare a dribblare, e poi 4 settimane per lui per capire come si fanno i passaggi. Li butterei fuori entrambi se non avessero un buon potenziale per la prossima categoria di campionato. Li butterei già fuori, vi confermo. Butterei tutti fuori. Andiamoci a giocare i momenti clou. Facciamo qualche cambio però, signori, così giriamo un po' con la squadra, se no giocano sempre gli stessi. Rivers, c'è qualcuno da questa parte? No. Qualcuno dal posto di Roberts? Non c'è. Però puoi giocare Raid. Raid lo sai fare? No. Che cazzo di... Roberts, allora torna Roberts. A posto di Reed gioca Tinubu, che ci sta, che ora è diventato un CC, quindi lo sa fare. In difesa mettiamo Piergianni, che così si fa una partita anche lui. In attacco farei giocare Rose, che ha perso un attimino lo smalto del titolare, quindi lo facciamo giocare anche lui. Così abbiamo un attimino mischiato le carte, signori, così facciamo giocare un poco tutti, che sennò poi sono cavoli. Noi ricordiamo che non abbiamo una lira per quanto riguarda il mercato, e quindi appena si arriverà vicino a gennaio non potremo fare chissà quale mercato. La speranza è quella sempre di trovare dei giovani, dalle giovanili, che ci possano far crescere la squadra, ma siamo proprio messi male. Si vede, ci sono proprio messi male. Attenzione comunque, al 15esimo, Stevenage in attacco. Pallone con calma gestito nel cerchio di centrocampo per Tinubu, che lo mette a terra. Tinubu, 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 Tinubu. Bella cacata, Tinubu mio. Ma proprio, l'hai pensata proprio bene. Comunque, ancora. Pallone per lo Stevenage al 41esimo. Al 41esimo, il tizio che non sappiamo chi sia, proprio non mi dà nessunissima informazione su chi è costui che si sta involando sulla fascia. Attenzione, palla che a rientrare, palla che sembra buona. Attenzione! Perché? Don Castro in attacco al 66esimo. Pallone al cerchio centrocampo, siamo già al secondo tempo. Attenzione, dobbiamo levare sta palla. Bello così, va bene, va bene. Calcio d'angolo, 83esimo, 84esimo, calcio d'angolo per lo Stevenage. La maglia viola non ci porta per niente bene, ma proprio per niente bene. Cambia ricevitore. Ok, boh, troppo vicino, oh, secondo sì, con calma. Attenzione, Gallardo, dal limite dell'aria, ma porca miseria. Attenzione, ancora lo Stevenage, il pallone. Attenzione, ancora lo Stevenage, attenzione al limite dell'aria. Lo vede nel movimento, bellissimo. Lo rivede nel movimento, contromovimento. Legge bene qui, una situazione complessa. Posso lanciare tutte cose in maniera proprio violenta? Le posso lanciare? Ma porca miseria. Dai, però, che cavolo. Perché hanno cambiato la maglietta proprio mentre li inquadravano? Non hanno cambiato colore di maglietta, però va bene. 0-0 contro il Doncaster. Va bene. Ci boicotta anche il gioco. Troppo veloce. Non riusciamo a stare sul pezzo. Abbiamo troppa fretta di arrivare sotto porta. Un punto a testa che però... Ora giochiamo contro il Tranmere, che c'ha 10 punti. Dico, ce la facciamo a portarci a casa sti 3 punti oggi? Già, ci stiamo a fare 2 vittorie e un pareggio. Dico, non sarebbe male come cosa. Però vediamo. Vediamo se il gioco collabora. Perché dico, siamo proprio degli scioccati che scendono in campo. Non riusciamo a fare due passaggi buoni, non riusciamo a farli. Dai, terza partita. Vediamo cosa riusciamo a inventarci. Ok, 0-0 al sesto, contropiede nostro. Siamo da soli. Difesa completamente bruciata, fuori posto. Attenzione, c'è Norris. La mette a terra. Norris. La tira fuori. Una squadra di scioccati, confermo. Al 26esimo ancora, contropiede per lo Stevenage. Attenzione, Norris, non si sa che cosa. Eravamo 2 contro... Ancora, con calcio d'angolo per lo Stevenage, al 28esimo.
Calcio d'angolo per lo Stevenage. Vediamo che cosa si inventano. Calcio d'angolo arriva vicino. La bandierina list. Si trova il buco. Attenzione, Trammere in contropiede. Trammere in contropiede nel cerchio di centrocampo. Uno contro uno, però lui torna indietro al compagno. Trammere completamente perde un'azione in cui poteva far bene. Ma non ci fa di lusso. Attenzione, ancora lo Stevenage sulla fascia di sinistra. Siamo già al secondo tempo, al 51esimo. Attenzione, non so chi cazzo. Perché ogni tanto si rincretinisce così? Attenzione, Norris. La partita finisce 0-0. Volete vedere? O finisce 0-0 o gli dà rigore al 90esimo a loro praticamente. Ora vedete. Attenzione. Reed si crea lo spazio. Reed la piazza con calma fuori. L'ho tirata fuori. Occasione per il Trammere. Come cazzo lo si chiama? Attenzione loro sulla fascia. Aspettato il pericolo. T'ho detto 0-0, sta partita finiva 0-0. Ah, mamma mia, quanto abbiamo sbagliato! Non siamo concentrati. Una squadra di sbandati proprio. E va bene così. Oramai è andata 0-0, un punticino portato a casa su 3 partite. 4 punti? No, 5 punti. 5 punti in 3 partite. Ne abbiamo lasciato a casa parecchi. Abbiamo lasciato indietro parecchi. Vediamo un attimino la chat, chi è che vuol parlare. Rives voleva fare sapere che sono disposto a tutto per aiutare la squadra. Bravo il nostro Rives Jack, il nostro Jack Rivers. E Gallardo invece della lavorata con generale. Perfetto, apprezzo il tuo impegno, zio. Bravo Gallardo, apprezzo il tuo impegno. Vediamo un attimino la classifica, come siamo messi adesso. Siamo quindi, continuiamo a scendere. 24 punti, mamma mia. Ma c'è tanta differenza. Il primo è il Wolves con 31. Il terzo posto è a un punticino. Il Lanton Orient è a 25. Già il secondo è più complicato. Il secondo già è a 5 punti. Signori, dobbiamo darci una svegliata. Se no non andiamo proprio da nessuna parte. Dobbiamo darci una svegliata. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per like, per i commenti, per il suggerimento e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. E nel prossimo video ci sarà lo scontro diretto contro il Walsall. Ottimo. Bella, raga. Ciao.